Anticipazioni una vita, trama puntate dal 19 al 25 aprile 2021. La verità su Santiago. Le vicende di Felipe, Marcia e Enoveva sono al centro dell'attenzione, ad una vita da ormai un bel po'. Il punto di svolta sta però per arrivare e Ursula è in procinto di scoprire tutto sul conto di Santiago. Prima di vedere cosa sta per succedere, però, facciamo un piccolo passo indietro. Una vita, dove eravamo rimasti? Santiago minaccia Felipe e Marcia, dopo averli visti insieme. Anche Enoveva scopre che è stato l'avvocato a trovare lavoro a Marcia e così lo attacca. Intanto lui è molto occupato con il processo di Andrade. Felicia e Cesario cercano di capire chi sia la persona di cui Camino si è innamorata. I due ipotizzano che si tratti di un venditore di vino locale, ma vengono smentiti. Enoveva scopre che il dottor Maduro ha perso la vita misteriosamente e collega subito la cosa ad Ursula. Felipe esce di casa per andare a testimoniare contro Andrade, ma viene investito. Le sue condizioni sono molto gravi e tutti sono disperati. Marcia è molto in ansia, ma Santiago le impedisce di andare a trovare l'avvocato. Mendez crede che l'incidente non sia stato casuale e il suo primo sospettato è proprio Santiago, rivale dell'Alvarez Hermoso. Lunedì 19 aprile 2021. Felicia viene a sapere che Camino non va più a lezione da Maite. La donna è molto insospettita e non capisce per quale ragione la figlia non glielo abbia comunicato. La Passamar non riesce a capire cosa stia succedendo a Camino, che sembra soffrire sempre di più. Mendez interroga Santiago e raccoglie le sue prime dichiarazioni. Non convinto, decide di arrestarlo e portarlo alla stazione di polizia. Il commissario si reca anche in carcere per parlare con Andrade. Una delle ipotesi è che possa esserci lui dietro all'incidente, ma Mendez ha molti dubbi a riguardo. Marcia però riesce a fornire un alibi molto importante per Santiago. Le possibilità che sia stato lui a fare l'attentato a Felipe diminuiscono. Arancia dice a Belita che molto probabilmente suo marito la sta tradendo con Esther. La cosa peggiora ulteriormente la gelosia di Belita, la quale si lascia manipolare anche da Margarita, che la convince che José sia realmente un fedifrago. Martedì 20 aprile 2021. Durante l'incontro dai Passamar per il fidanzamento di Cinta ed Emilio, Bellida va su tutte le furie. Davanti a tutti, la del campo accusa suo marito di essere un traditore. José non sa come rispondere alle accuse. Felicia non sa come far fronte agli strani comportamenti di Camino. Osservandola, si rende conto che qualcosa è cambiato con Maite e che la ragazza si innervosisce quando si parla di lei. Così Felicia decide di farle una domanda diretta. Assinto trova un biglietto della lotteria che ha il numero corrispondente a quello che lui sogna. Tutti i membri della soffitta non sono affatto d'accordo con questa superstizione, ma Marcellina appoggia suo marito credendo che sia l'occasione per arricchirsi. Enoveva offre denaro ad Ursula chiedendole di starle lontano e di abbandonare il quartiere. La dissenta però non ha nessuna intenzione di andarsene prima di aver compiuto la sua vendetta contro la Salmerona. Mercoledì 21 aprile 2021. Felipe viene dimesso, anche se non è ancora completamente guarito. Può tornare a casa, ma necessita di assistenza medica. Dalle voci nel quartiere, Marcia scopre che l'avvocato è tornato a casa. Così vi si intrufola per poterlo vedere e accertarsi delle sue condizioni. Marcia visita Santiago in prigione, ma in questa occasione si trova faccia a faccia con Andrade, che si trova lì. La ragazza resta sconvolta. Felicia ha uno scontro con Maite e la fa sentire in colpa per aver rovinato l'umore di Camino. Cesario, al contrario, parla con la pittrice serenamente e la invita ad incoraggiare Camino per farla tornare quella di una volta. Cinta svela alla giovane Passamar che Maite ha intenzione di lasciare la città quanto prima. Lo sconforto di Camino non fa che aumentare.
Velita continua ad accusare José di essere infedele. Cinta scopre tutto da Arancia e chiede direttamente al padre se sta tradendo la madre. Giovedì 22 aprile 2021. Rosina viene a sapere che Liberto e Maite si incontreranno. La donna va su tutte le furie e inizia a sospettare un tradimento. Assinto e Marcellina decidono di condividere il loro biglietto della lotteria con Casilda, sicuri che sia quello vincente. Margarita, ospite di Bellita, sta preparando un ennesimo tè avvelenato per la donna. Si accorge però che Emilio sta per entrare e così fugge, lasciando la bustina di veleno a casa dei Dominguez. Santiago chiede a Marcia di partire insieme per Cuba, ma la ragazza nutre molti dubbi. Ancora non è sicura che quello sia realmente suo marito, quindi gli dice che se saprà chi è veramente, allora partirà con lui. Ursula, durante un confronto con Andrade in carcere, scopre da quest'ultimo che il vero Santiago ha perso la vita in Brasile molti anni prima. Quello che è al fianco di Marcia attualmente è in realtà un impostore. Venerdì 23 aprile 2021. Rosina è certa che Liberto la stia tradendo con Maite. Così si precipita a sorpresa a casa della pittrice. In realtà non c'è niente di sospetto, perché Liberto e Maite stanno parlando di affari. Entrambi avrebbero intenzione di aprire una galleria d'arte. Rosina riesce finalmente a tranquillizzarsi. Felipe si sente meglio e così inizia ad organizzare i dettagli del matrimonio in compagnia di Genoveva. La Salmeron decide di contattare il sacerdote per discutere di quello che si deve fare. Marcia lo viene a sapere e si sente distrutta e abbandonata da tutti. Cesareo viene a sapere che Camino si incontra segretamente con Maite. Anche se combattuto, decide di dire tutto a Felicia, la quale si reca nello studio di Maite. Tra le due si accende subito un forte scontro. Assinto e Marcellina riescono a vincere una piccola somma con il biglietto della lotteria sognato dall'uomo. È l'occasione per curare un dente malato di Marcellina. Sabato 24 aprile 2021. La puntata non va in onda. Domenica 25 aprile 2021. Ursula si reca da Genoveva e le dice che ormai conosce tutta la verità su Santiago. Quell'uomo è un impostore e se Felipe lo sapesse, tornerebbe subito da Marcia. Genoveva non crede ad Ursula e appare dubbiosa. Nemmeno lei sapeva che in realtà l'uomo è un impostore. Così si reca immediatamente da Santiago per chiedergli chi sia veramente. Santiago, fuori di sé, chiede a Marcia di andare via con lui il prima possibile. A questo punto è costretto a svelarle la sua vera identità e ammettere che non è il suo vero marito. Bellita ha un grave malore ed Emilio si accorge della presenza del veleno in casa. I medici hanno così una pista da seguire e fanno il possibile per trovare un antidoto per salvare la donna. Immediatamente i sospetti di tutti ricadono su Margarita, che ha sempre odiato la del campo. Voi che cosa ne pensate? Credete che la scoperta della verità su Santiago cambierà la decisione di Felipe? A voi i commenti! Anticipazioni una vita, puntata finale. Genoveva perde la vita. Come ormai si sa da qualche tempo, una vita sta per volgere al termine. I telespettatori dovranno dire addio agli amati abitanti di Acacias 38, ma non prima di un finale che potrebbe sconvolgere tutti. Veronica Sáenz, sceneggiatrice di Una vita, ha dato conferma che l'ultima scena della soap è stata già girata. Ecco che cosa succederà. Nonostante si sapesse ormai da diverso tempo della conclusione di Una vita, in molti hanno sperato che le cose cambiassero. Era infatti possibile che TVE, l'emittente che in Spagna trasmette la soap opera, avesse un ripensamento. È chiaro che ai fan dispiace moltissimo dire addio ad Acacias 38 dopo la conclusione del Segreto, entrambe finite per sempre a distanza
di poco tempo. Ormai però le speranze non ci sono più, perché nelle ultime ore la sceneggiatrice Veronica Sainz ha fatto sapere con un post sui social che è stata appena registrata l'ultima scena di una vita. Con un lungo messaggio e con un'immagine del copione, la Sainz ha fatto sapere che i protagonisti hanno già registrato la scena finale. Gli attori dovranno lavorare ancora per prendere parte a ulteriori sequenze, ma il gran finale della soap è già deciso. I grandi protagonisti della telenovela hanno manifestato tutto il loro dispiacere, lasciando delle faccine tristi sul post. Veronica ha precisato che in Spagna la soap farà compagnia al pubblico ancora per un po' di tempo. L'addio definitivo, infatti, è previsto per la prima settimana di maggio 2021, in cui andrà in onda la scena finale. Una vita, infatti, si conclude con l'episodio 1483, molto lontano anche in Italia. Nonostante non si conoscano ancora i dettagli della conclusione, la sceneggiatrice Sainz è stata piuttosto chiara attraverso la sua didascalia. Infatti Veronica ha detto che è stata registrata per l'ultima una scena davvero emozionante. Secondo le ultime anticipazioni spagnole, il fatto che la scena conclusiva sia commovente conferma le ipotesi secondo le quali una vita si conclude con il decesso di alcuni personaggi importanti. Se così fosse, il finale della soap sembrerebbe essere molto simile a quello del Segreto. Tra i personaggi coinvolti ci sarebbero Felipe e Enoveva, ma probabilmente anche Lolita e Ramon. Secondo le indiscrezioni, i colpi di scena non mancheranno. Quella che ormai è una certezza è che ci sarà un personaggio che perderà la vita. Questo potrebbe essere molto probabilmente Enoveva. Si tratterebbe di una sorta di chiusura del cerchio, dato che la Salmeron è stata una delle antagoniste principali, insieme a Cayetana e Ursula. Entrambe hanno perso la vita in circostanze tragiche e la stessa cosa potrebbe accadere per Enoveva. Nelle puntate spagnole, la Dark Lady ha fatto ritorno nel quartiere, dopo il salto temporale di 5 anni. Al fianco del suo nuovo marito Aurelio. Fin da subito è stato chiaro che tra Enoveva e Aurelio non c'è assolutamente armonia, ma che al contrario la Salmeron non si fida di suo marito e vorrebbe liberarsi di lui. Lo scontro tra i due è apertissimo, mentre continuano ad aumentare le manifestazioni alla Casias 38. Aurelio ha infatti aperto i laboratori Quesada e si è dimostrato sin dal principio senza scrupoli. Pur di ottenere una formula a lui utile, infatti ha sequestrato Rodrigo, un nuovo personaggio, minacciandolo di togliere la vita alla sua amata compagna. Contro la crudeltà dell'uomo si ribella l'intero quartiere, che inizia a organizzare manifestazioni anche di tipo violento. Aurelio non è scoraggiato e continua con l'attività dei suoi laboratori, ma la sua vita è in pericolo, così come quella di Enoveva. Secondo le indiscrezioni, però, a perdere la vita sarebbe proprio la Salmeron. Non è chiaro se durante le proteste o per mano di Quesada. Nel frattempo a vivere momenti difficili nel finale della soap è anche Felipe. Le sue condizioni di salute peggiorano sempre di più dopo essere stato vittima, 5 anni prima, dell'attentato in piazza. Anche lui, secondo le ultime visite mediche a cui si è sottoposto, potrebbe essere in pericolo di vita e non ha ancora molti giorni davanti a sé. I protagonisti del gran finale sono anche Lolita e Ramon. La ragazza prova di nuovo amore nei confronti di Fidel dopo molti anni e questo ha fatto nascere dei forti scontri con Palacios. La pace tra i due sembra ancora lontana, ma potrebbe essere sancita con il finale. Voi che cosa ne pensate? Vi dispiace che sia stata registrata l'ultima puntata e che genere di finale vi aspettate? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti!